prepariamo gli gnocchi alla sorrentina, un piatto che non ha certo bisogno di presentazione, la sua fama lo precede. Partiamo proprio dalla base, quindi dagli gnocchi di patate che potete tranquillamente fare voi a casa oppure comprarli già fatti, oppure prepararli voi a casa anche anticipatamente perché gli gnocchi possono essere congelati. Per preparare gli gnocchi di patate abbiamo bisogno innanzitutto delle patate che devono essere lesse, mi raccomando molta attenzione alla cottura, non eccedete con i tempi di cottura delle patate poiché cuocendo troppo assorbirebbero troppa acqua, quindi non appena si infilano con i rebbi di una forchetta sono pronte. Scegliete patate gialle farinose o patate rosse, quindi quelle che non assorbono tanta acqua, quelle che tradizionalmente vengono consigliate per gli gnocchi, per i crocchè di patate, insomma quelle che hanno una polpa un po' più asciutta e appunto meno acquosa. Io ho già lessato le patate, quindi vado a tagliarle a metà. Scottano ancora, mi raccomando, è preferibile sempre schiacciarle quando sono ancora calde, si schiacciano meglio e poi l'impasto viene decisamente meglio rispetto all'utilizzo della purea di patata già fredda. Le taglio a metà e le schiaccio direttamente senza togliere la buccia, non serve perché tanto la buccia resterà all'interno del nostro schiacciapatate. Raccolgo la purea in una ciotola, la buccia che come vi dicevo è rimasta appunto attaccata allo schiacciapatate, a questo punto vado a toglierla. E procedo in questo modo con tutte le patate. Dopo aver schiacciato tutte le patate ed averle riunite in una ciotola, inizio ad aggiungere gli altri ingredienti, che sono un uovo. Nella mia ricetta prevede un uovo, potete anche non utilizzarlo se preferite farne una versione differente, vegana magari, appunto senza uova. L'uovo certamente è un legante, quindi aiuterà a realizzare degli gnocchi un po' più sodi o più compatti e sicuramente un impasto un po' più semplice da lavorare, ma non è indispensabile. Aggiungo l'uovo direttamente nella ciotola, quindi inizio a lavorare gli ingredienti in ciotola con una forchetta e poi mi sposto sulla spianatoia. Quindi lavoro un attimino l'uovo. Le mie patate sono calde, quindi l'impasto si lavora anche un po' più facilmente. Vi ripeto, se invece avete una purea di patate fredda, sarà magari un po' più complicato lavorarlo. Non impossibile. Adesso pian piano inizio ad aggiungere la farina. La farina non deve essere mai aggiunta tutta insieme, poiché dobbiamo regolarci molto in base alla consistenza dell'impasto. Dovremo aggiungere quanto meno farina possibile, poiché la farina va ad indurire l'impasto, oltre che alterare chiaramente il sapore. Non avremo più il sentore di patate, bensì quello della farina. Quindi, in generale, io per un chilo di patate utilizzo un uovo e 200 g di farina, ma ovviamente devo un po' calibrare la farina all'occorrenza, quindi ne aggiungo un po' alla volta e vedo quanta effettivamente ne è necessaria. Se ho delle patate belle asciutte, potrebbe essere necessaria meno. Se ho delle patate un po' più che hanno assorbito un po' più liquido, quindi sono ancora più morbide, posso doverne aggiungere un pochino in più, quindi ci regoliamo pian pianino. Inizio a lavorare, come vi dicevo, un pochino in ciotola, però poi passo sulla spianatoia. È importante sentire l'impasto a mano, come si comporta, perché solo con le mani riuscirete effettivamente a rendervi conto di quanta farina ci vuole. Non solo, noi dobbiamo lavorare questo impasto anche il meno possibile, quindi a mano si farà chiaramente prima. Ecco perché metto un po' di farina sulla spianatoia e a questo punto vado a trasferirlo sulla cara vecchia spianatoia, proprio come la lavoravano le nostre nonne. In realtà la mia nonna no. Come potete aver letto anche nel mio ricettario, che trovate ancora in vendita ovviamente in tutte le librerie e negli store online, io gli gnocchi di patate li ho scoperti veramente da grande, si può dire. Non li conoscevo, li ho conosciuti grazie ad un'amica, alla sua mamma che era molto brava a prepararli, e da allora è stato amore a primo assaggio. Ecco, a dimostrazione di quel che vi stavo appunto dicendo, le mie patate sono così asciutte, ho trovato delle patate favolose, che guardate qui un po' questo impasto, praticamente è tutto patate, non richiede quasi farina.
essendomi che è già ben lavorabile così, sinceramente io non vado proprio oltre. Adesso aggiungo farina man mano che vado a tagliare gli gnocchi. Quindi l'impasto deve essere così, morbido, comunque morbido, vedete, ma non deve essere né appiccicoso e comunque deve essere modellabile, lavorabile a mano. Quindi, fatto questo impasto, possiamo andare appunto a lavorare gli gnocchi. Questo è un caso veramente eccezionale, ho aggiunto, cioè, non poca farina, nulla praticamente, però sono delle patate super eccezionali, vuol dire che devo correre a fare anche i croquet. Però un po' di farina in più normalmente ci si impiega. Allora, stacco un pezzetto di impasto alla volta, il resto lo lascio qui da parte. Spolverizzo con la farina che avevo appunto messo da parte e adesso devo creare un filoncino. Un filoncino di circa un centimetro di spessore, dal quale andrò a ricavare dei tocchetti con i quali formerò gli gnocchetti. Quindi, senza arrivare ad uno spessore eccessivamente sottile, un centimetro circa di diametro, andiamo a tagliare dei tocchetti. Anche questi li possiamo fare sempre di un centimetro e mezzo se vogliamo dei bei gnocchi un po' più grandi o un po' più piccoli. Questo veramente dipende da come preferite fare, se preferite degli gnocchi o degli gnocchetti. Poi in verità la bellezza del fatto in casa è anche l'irregolarità, quindi non vi preoccupate se non vengono tutti uguali. Una volta tagliati i tocchetti possiamo lasciarli così come si presentano, possiamo arrotondare un po' le estremità, possiamo arrotondarli completamente oppure possiamo fare quello che piace tanto a me, girarli su un rigagnocchi, così. In questo modo andranno a prendere la caratteristica forma rigata. Se non avete un rigagnocchi potete utilizzare anche i lembi di una forchetta se preferite fare comunque questo motivo appunto rigato e non avete l'apposito attrezzo. Eccoli qua. Li mettiamo su un tagliere, su un vassoio, se vi accorgete che è necessario insomma spolverizzate anche con un po' di farina sempre. E li lasciamo, man mano che li prepariamo li mettiamo da parte e li lasciamo un po' asciugare perché gli gnocchi, un po' come accade anche con, insomma, con la pasta fatta in casa, è importante che asciughino un po', che l'impasto si stabilizzi. Potete anche creare prima delle palline in mano e poi girarli, in questo modo verranno ancora più arrotondati. Gli gnocchi sono pronti, li lascio asciugare un pochino, nel frattempo noi procediamo con la ricetta, quindi ci prepariamo il sugo, un sugo semplice ma con abbondante basilico fresco perché dobbiamo richiamare tutti i sapori freschi della costiera sorrentina e nel frattempo portiamo anche a bollore abbondante acqua che andiamo a salare e non appena riprende appunto il bollore caliamo gli gnocchi. Ed ora proseguiamo la preparazione dei nostri gnocchi alla sorrentina preparando il sughetto, quindi metto un bel filo d'olio, spicchio d'aglio e faccio insaporire. Nel frattempo sto portando a bollore anche l'acqua per la cottura degli gnocchi. L'olio si è riscaldato, l'aglio ha preso sapore, vado ad aggiungere la passata di pomodoro, regolo di sale. Do una mescolata a tutto e qui già si sentono questi bei profumi mediterranei che mi piacciono così tanto. E basilico fresco. Ovviamente in una ricetta come questa non può mancare di certo il basilico. E lascio cuocere non tantissimo, 15 minuti circa. Nel frattempo, ripeto, cuociamo anche gli gnocchi. E ho utilizzato un wok o una saltapasta, va benissimo, poiché dopo mi sarà comodo scolare gli gnocchi e trasferirli direttamente in padella in maniera tale che lascio insaporire un attimo e poi vado in forno.
Spregolo quindi di sale l'acqua e non appena poi torna a bollire vado a calare gli gnocchi. Bene, l'acqua bolle, immergo gli gnocchi. Mi aiuto con la schiumarola anche per l'immersione degli gnocchi nell'acqua, mi risulta molto più semplice. Se sono troppi per la vostra pentola potete anche cuocerli in più riprese, tanto ci impiegano un paio di minuti per salire a galla, non di più. Man mano che sono pronti li andiamo a mettere direttamente nella padella con il sugo, così si tengono in caldo nel frattempo che ne cuociamo degli altri. Tolgo lo spicchio d'aglio, eccoli, i miei gnocchi stanno già salendo a galla, quelli che salgono li scolo e li trasferisco direttamente nel sughetto. Quindi come vedete proprio un attimo per la cottura degli gnocchi. Nel frattempo do una mescolata a questi e li tengo in caldo. Nel frattempo iniziano già anche ad assorbire appunto il sugo. Ho cotto tutti gli gnocchi, li ho messi nel sugo, ho fatto insaporire tutto, non devo fare altro che aggiungere il parmigiano, non tutto insieme, altro lo aggiungerò dopo, e ancora mozzarella, abbastanza asciutta, tagliata a cubetti. Mescolo tutto insieme, mamma mia che profumo, non vi dico, sì, è anche ora. Accertiamoci che non ci sia bisogno d'altro, mamma, questo gnocchetto lo voglio subito assaggiare. Una favola. Quindi trasferisco gli gnocchetti nella pirofila per farli gratinare al forno, farli diventare ancora più buoni. Nel frattempo ovviamente si fonderà la mozzarella, quindi il tutto diventerà un incanto. Ecco perché vi dicevo, questo è uno dei miei piatti che non ha bisogno di presentazione. Volendo, oltre a poterlo gratinare in teglia, così come sto facendo io, potete anche gratinarlo nelle cocottine, quindi fare una teglia grande e volendo appunto una teglia più piccola, oppure direttamente le cocottine piccole, quelle di terracotta. Questi sono buoni già così, ma noi facciamo di più, li andiamo anche a gratinare al forno, quindi ancora parmigiano e ancora fior di latte. Mi raccomando, un fior di latte asciutto affinché non vada a dare un contributo liquido eccessivo. Ed ora in forno preriscaldato a 200 gradi, ventilato ancora meglio per 10-15 minuti, giusto che gratinano un po' in superficie. Volendo potete passare negli ultimi minuti anche la funzione grill. Ed eccoli qui i miei gnocchi di patate alla sorrentina, sono pronti, pronti per deliziare il mio palato e se avete piacere di provare la mia ricetta, anche il vostro. Pazientate qualche minutino, poiché è un po' come funziona con la pasta al forno, riposando quei 10 minuti, dopo saranno ancora più buoni perché assorbono meglio il condimento, i sapori si amalgamano meglio e soprattutto non vi ustionate. Io vado di assaggio. Mamma mia che profumo ragazzi! Gnocchetti super filantissimi! Unica, troppo buoni davvero, dovete provarli perché sono veramente non eccezionali, cioè superlativi, qualcosa a cui veramente non si può resistere. Stra buoni! E se vi è piaciuta questa ricetta, buonissima, guardate anche tutte le altre, quindi iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove video ricette ed io vi do appuntamento alla prossima. Nel frattempo, buoni gnocchi alla sorrentina a tutti!